presenza scendi su di noi. Vieni consolatore di una pace ed umiltà, acqua viva d'amore, questo cuore apriamo a te. Vieni Spirito, scendi su di noi. Vieni Spirito, scendi su di noi. Vieni su noi, Maranatha. Vieni su noi, Spirito. Vieni Spirito, scendi su di noi. Vieni Spirito, scendi su di noi. Scendi su di noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. Carissimi fratelli, sorelle, cari giovani, siamo in questo luogo santo che custodisce le spoglie mortali di madri, padri, figli, amici, anziani e giovani, persone a noi molto note e conosciute, ma anche sconosciuti, differenti generazioni, ma tutti qui accomunati dal mistero della morte, ma anche della risurrezione di Cristo. Siamo qui avvolti dal sacro silenzio di questo angolo per sentire forte il legame che ci unisce in Cristo e che supera anche il confine della morte, per quanto doloroso noi possiamo sperimentarlo. Siamo qui in questo giorno della novena, in onore alla festa di Padre Pio, per rendere il nostro omaggio nella preghiera a tutti coloro che sono appartenuti e che rappresentano una porzione del cuore del nostro caro e amato Padre Pio. Sono ormai defunte la maggior parte delle persone che lo hanno conosciuto e amato, e fra queste i suoi amati genitori, mamma Peppa e papà Grazio, i suoi direttori spirituali, padre Agostino e padre Benedetto, tantissimi suoi confratelli e molti figli spirituali che, pur vivendo in città e regioni lontane, hanno desiderato riposare nella città dove hanno conosciuto la gioia della fede attraverso la santità di Padre Pio. Ci disponiamo a questa preghiera ascoltando la parola del Signore. Dal Vangelo di Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria madre di Cleopa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Dagli scritti di Padre Pio. Gesù è buono, dolcissimo. Posso dire sicuramente che Gesù non si è mai dimenticato di me, anche quando ero da lui lontano. Egli con il suo amore mi ha seguito dappertutto. Se anche vedessi l'inferno di fronte a me, mi trovassi sull'orlo dell'abisso, non diffiderei, non dispererei, confiderei in lui. La Santissima Vergine ci ottenga l'amore della croce, ai patimenti, ai dolori che lei per prima ha praticato. Pace e bene a tutti e rinnovo il benvenuto in questo luogo particolare per un appuntamento. E prima però che io possa dire qualsiasi tipo di cosa, vorrei invitarvi solamente
ad ascoltare, a far predicare prima di me un po' questo silenzio che abbiamo intorno. Quindi godiamocelo per qualche istante. E quindi sì, benvenuti a voi giovani, voi ragazzi, un saluto particolare a chi sta seguendo la novena da casa, con tutti i pensieri che abbiamo. Quando Fra Nicola ieri ha lanciato l'appuntamento "ci vediamo domani al cimitero", insomma è scappato un sorriso quasi a tutti. Un sorriso che sembra ovvio, perché in effetti diciamo il cimitero non è noto come luogo di appuntamento consono. Però perché sembra comico il fatto di vedersi al cimitero? Che cosa nasconde quel piccolo sorriso? Ecco, il silenzio che abbiamo appena sentito, con una città che sembra lontanissima da qui, con pochi segnali di vita, un cane che abbaia, un po' di traffico sentito così a distanza. Ecco, qui è la morte che sembra dominare. È quella sensazione di fine, un po' di terra, dei corpi sotto. È questo quello che sarà di noi? Ecco, tutte le speranze, tutte le gioie, dove va a finire la nostra operosità? Anche nei cantanti di oggi, se voi ascoltate le interviste, per esempio Madame, la canzone che ha portato a Sanremo, "voglio che la mia voce continui anni e anni dopo di me". Questo desiderio di sconfiggere comunque la morte, cercando di lasciare una traccia. Anche io a volte, parlando con alcune persone molto impegnate nella carriera, ecco, mi sono sentito dire questa frase: io devo lasciare un segno, di me deve rimanere qualcosa. Persone non credenti, con questo desiderio comunque di essere indelebili, o comunque che si continui a parlare di loro alla fine della loro esistenza terrena. Se ci guardiamo un po' intorno, vediamo che la morte sta un po' scomparendo dai nostri orizzonti. O perché è troppo presente, se vediamo per esempio nei nostri telegiornali, siamo esposti a immagini di grande violenza ultimamente e ci siamo abituati, oppure perché non ne parliamo. Ma nelle grandi città, per esempio, ecco, i funerali sono diventati qualcosa di molto misero, forse qualcosa di molto burocratico, di formale. Vengono, si sistema, poi non c'è messa, non c'è corteo funebre. Anche da noi il corteo funebre forse sta iniziando a scomparire, non so nella vostra realtà locale, però anche in giro possiamo notare questo. La morte è tenuta un po' a distanza e forse non si crede più che in effetti ci sia una vita dopo la morte, non ci si pensa. Poi si vede, tanto se sparisco non me ne accorgo, è quello che qualcuno dice. Allora, quando si avvicina una sofferenza, quando si avvicina un dolore, ecco che vale la pena vivere. Facciamola finita qui. Queste sono un po' le conclusioni alle quali ci stiamo abituando, piano piano. Ma io vorrei che oggi, da qui, noi tutti uscissimo in realtà molto consolati e molto gioiosi. Questo è un luogo particolare, come diceva Fra Nicola anche ieri, perché custodisce un pezzo del cuore di Padre Pio. Naturalmente parliamo del cuore spirituale. Questa placca ce lo dice bene. In questo cimitero sono sepolti Papà Grazio e Mamma Giuseppina, Mamma Peppa. E già qua il cuore di Padre Pio sarebbe esploso di gioia a questi nomi. Alcuni suoi confratelli e Maria Pyle, detta l'americana, addirittura questa donna dall'America, figlia spirituale, ma io aggiungerei amica di Padre Pio. Fra Daniele Natale, Carlo Campanini, quindi figli spirituali e confratelli, persone che hanno condiviso la vita con lui. Allora noi nei cimiteri che cosa troviamo quando ci veniamo? Ecco, troviamo un po' di noi stessi. Mi rivolgo a casa alle persone che magari da poco hanno vissuto la sofferenza di una separazione, agli anziani anche che in questo periodo iniziano a pensare al momento della loro morte, ai figli che non vogliono sentirne assolutamente parlare, perché siamo fatti così. Ecco, che cosa rimane di noi, dopo di noi,
al di là ancora prima della vita eterna, tutto l'amore che abbiamo dato. E a noi che siamo ancora in piedi in questo momento, ecco, dico questo, tu lo vedi l'amore che ti è stato donato? Come se dovessimo vivere una placca per noi di questo tipo, perché quando poi non ci saremo più, sì, lo vedremo, però a queste persone magari non riusciremo a dire il grazie che possiamo dire, il grazie che possiamo offrire, magari non ne possiamo essere contenti noi. E allora la gratitudine nasce quando vediamo, scopriamo i genitori, mamma e papà. A volte siamo condizionati e avvertiamo tanto quello che ci manca. Ecco, è un'epoca in cui vogliamo avere tante cose che in realtà non ci servono, ma se non ce le abbiamo, qualcosa non va nella nostra vita, siamo incompleti. E a volte il nostro dito è puntato contro i genitori: tu non mi hai dato questo, ma tu non mi hai permesso questo, ma tu non mi hai capito. Però soprattutto i più giovani, ecco, invito a fare questa riflessione. Ragazzi, siete in piedi, siete qui, io vi vedo, siete tutti belli. Insomma, qualcosa l'avete avuto per essere così. C'è una gratitudine in voi che vi fa dire: ma questo non è scontato, che io abbia avuto questo. Maria Pile mi ricorda l'amicizia. Allora, chi sono i vostri amici, dono del Signore, le persone con le quali voi riuscite a condividere la vostra vita, che vi scoprono? Ecco, questo grande dono, sì, vabbè, ma gli amici poi ti voltano le spalle, ma non è scontato che ci siano. È iniziata la scuola pochi giorni fa per qualcuno, per qualcun altro ricomincerà. E sì, la DAD quest'anno, e i professori però non si impegnano, i professori non mi capiscono, mi hanno puntato, però la scuola c'è. E sapete che non è scontata la scuola, neanche quella. Ci sono paesi al mondo in questo momento, per esempio l'Afghanistan sulle pagine dei giornali, ma altri paesi che noi non conosciamo neanche, dove la scuola non esiste, dove non ci sono quaderni, non ci sono libri, ma dove non c'è neanche il diritto di una persona di acquisire una conoscenza che voi avete a grandi livelli. Se voi fate il paragone, Pitagora, che è strafamoso, ne sapeva molto, 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 molto meno di voi. Eppure voi con pochi anni di scuola recuperate tantissimo. E forse non è apprezzato questo. Ci stiamo curando da questa pandemia con una cosa che si chiama vaccino. Ma da dove viene questo vaccino? Se non da anni di storia, da quando due persone quasi per caso scoprirono di guarire da una malattia, e poi la scienza, la ricostruzione. Ecco, questa bellezza arriva a noi oggi, ma è scontata? È gratuito il fatto che io possa andare a votare e scegliere un mio politico? Ma i politici sono corrotti, poi si candidano, fanno gli affari loro, le nostre polemiche. Ma è scontato? No. Qualcuno si è battuto per quello. Allora il cimitero diviene un luogo di consegna di un qualcosa per noi, qualcosa di grande, perché quello che noi abbiamo, la città, le strade in cui voi camminate, sono state costruite da queste persone che ora sono qui. Queste persone che in questo silenzio ci continuano ad accompagnare. Allora noi, più che magari arrabbiati per quello che non abbiamo avuto, ecco, siamo quelli che dobbiamo essere grati per quanto abbiamo ancora dalle persone che ci sono vicine, accanto, le mamme, gli amici, i fratelli. Ma ancora di più dobbiamo essere grati anche a costoro che ci hanno preceduto e hanno fatto tante cose belle. E ad andare indietro, indietro, io arrivo a Padre Pio, io arrivo a Francesco d'Assisi, io arrivo a Gesù Cristo e alla Vergine Maria. Tutte persone che sono ormai andate dall'altra parte, quel confine invalicabile che ci dice il Vangelo, ma che sono ancora con noi. E allora, vedete, questo silenzio che abbiamo gustato poco fa non è il silenzio dell'indifferenza che noi sperimentiamo a volte quando anche in noi stessi non ci facciamo carico di quello che ci circonda. Non è quel silenzio. Questo è un po' come il silenzio dei compagni di squadra quando il loro giocatore sta per tirare il rigore che può valere la vittoria.
È quel silenzio di chi non si esprime ma è affiatato lì e spera che la persona faccia gol, che la squadra tutta vinca. Questo è questo silenzio. Ed è a questo silenzio che noi dobbiamo tendere il nostro orecchio e la nostra speranza, non ai fischi della squadra avversaria che fanno più rumore, ma il giocatore professionista sa che quelle cose non le deve ascoltare, che il suo cuore deve stare sintonizzato su chi lo sta amando in quel momento. I compagni di squadra, i compagni della vita, che sì, sono quelli che abbiamo nella vita terrena, ma anche quelli con i quali siamo legati nello Spirito Santo, nella comunione dei santi. Ed ora, come popolo redento, invochiamo Dio nostro Padre, che nell'albero della croce ci ridona il frutto della vita in Cristo suo Figlio. Diciamo insieme: per le lacrime di Maria, convertici, Signore. Per le lacrime di Maria, convertici, Signore. Per coloro che piangono le persone care ormai defunte. La fede nella resurrezione del Signore Gesù sia la vera consolazione del loro dolore e la motivazione più grande per vivere ogni istante di questa vita terrena nella maniera più saggia alla luce del Santo Vangelo. Preghiamo. Per le lacrime di Maria, convertici, Signore. Per i giovani morti a causa di malattie o in circostanze improvvise e violente, possa la loro vicenda suscitare nel cuore dei loro coetanei le domande più importanti della vita, talvolta assopite o banalizzate. La loro memoria sia accompagnata dalla preghiera di suffragio. Preghiamo. Per le lacrime di Maria, convertici, Signore. Per i medici in prima linea per la difesa della vita, per le mamme eroiche che rischiano la loro stessa esistenza per assicurare un futuro ai nascituri, per i figli che accompagnano con dignità i passi dei propri genitori nell'ultima stagione di vita, e per tutti coloro che lottano perché anche attraverso le istituzioni il valore sacro della vita sia sempre salvaguardato e rispettato. Preghiamo. Per le lacrime di Maria, convertici, Signore. Per tutti i familiari, confratelli, figli spirituali e devoti di Padre Pio defunti, possano sperimentare la gioia in eterno della visione del volto di Dio accanto al sorriso del loro Padre spirituale, che con la sua partecipazione alle sofferenze di Cristo ha certamente contribuito a raggiungere il posto privilegiato che ora occupano nella casa di Dio. Preghiamo. Per le lacrime di Maria, convertici, Signore. O Padre ricco di misericordia, che hai esaltato il tuo Figlio fatto obbediente fino alla morte, infondi in noi la forza dello Spirito, perché possiamo portare il peso e la gloria della croce per Cristo nostro Signore. Adesso siamo invitati a pregare insieme il Padre nostro, e mentre Italo parlava mi è venuta proprio in mente quella scena dell'attimo fuggente. Non so quanti di voi hanno visto quel film, ed è la scena iniziale dove c'è questo maestro strano ma che porta in sé una carica, una passione, una novità, e che ha la capacità di attirare l'attenzione dei suoi studenti. E la prima lezione si svolge davanti non ad un cimitero come noi questa sera, ma davanti a delle fotografie di uomini che sono passati. E allora invita i giovani a carpire, no? A cogliere l'attimo. Ecco, il senso di questo Padre nostro: nel momento in cui diremo venga il tuo regno, non dobbiamo pensare al regno che verrà, ma il regno che noi già abbiamo tra le mani, no? Quella corona che ci è stata promessa e consegnata come anticipo, come pegno. Allora, nel momento in cui diremo venga il tuo regno, pensiamo: Signore, fa che io goda di ogni istante di questa vita che mi hai donato. Diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Preghiamo. O Gesù buono, che hai donato all'umanità Maria, tua tenera madre, come dispensatrice di grazie e rifugio dei peccatori, fa che ad imitazione di San Pio da Pietrelcina ci accostiamo fiduciosi al suo cuore di madre e la onoriamo sempre con la recita del Santo Rosario. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore. Ricordo, ecco, domani l'appuntamento è nella Chiesa Madre, ecco, il cuore di questa nostra città. E soprattutto per coloro che ci seguono per la TV, l'appuntamento è alle 21:30. Immagine di Cristo, segnato del suo sangue, effigie della croce nel corpo della Chiesa. Tu sai, buon Cireneo, cos'è quella tua carne, compire i patimenti del nostro Salvatore. Tu sai, buon Cireneo, cos'è portare il peso che grava sulle spalle davanti i tuoi fratelli. Immagine di Cristo, segnato del suo sangue, effigie della croce nel corpo della Chiesa. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Buona serata a tutti.